Buongiorno, io sono Fulvio Scia, sono l'amministratore della società Sinergia, è una società che si occupa di sviluppo, progettazione e consulenza per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile. Lavoriamo in tutto il territorio nazionale per cercare di realizzare il più possibile impianti che possano produrre energia, che possano contribuire alla transizione ecologica del nostro paese. Allora, le volevamo chiedere prima di tutto come vede la possibilità di costruire delle comunità energetiche che per ora si stanno principalmente realizzando intorno a impianti fotovoltaici e anche intorno all'eolico, quindi condividendo degli aerogeneratori. Certo, è sicuramente una prospettiva interessante per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e considerando anche la possibilità di poter condividere con la collettività i vantaggi delle rinnovabili. È evidente che questo è il futuro dello sviluppo sostenibile e che possa essere anche quanto più capillare possibile, quindi le comunità devono essere immaginate soprattutto nelle piccole realtà cittadine che spesso ospitano grandi impianti eolici e grandi impianti fotovoltaici. Queste prospettive possono sicuramente essere implementate, la normativa ci deve aiutare, in questo momento è ancora in fase di sviluppo. Noi come imprenditori cerchiamo di condividere il più possibile con i territori tutto quello che è l'efficienza e la produzione di energia e anche il vantaggio economico che è alla base chiaramente il motore di tutto. Vede una maggiore opposizione secondo lei da parte dei cittadini nei confronti della costruzione di impianti eolici piuttosto che rispetto alla costruzione di impianti fotovoltaici? Beh, le opposizioni dei cittadini, come sempre, partono da un presupposto di mancata informazione. Bisogna sicuramente investire molto nella comunicazione. Siamo certi che nessuno è contrario alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili in quanto tali, perché è evidente che fare fonti rinnovabili significa non realizzare impianti da fonti convenzionali, quindi ogni megawatt non costruito di fonti convenzionali può essere costruito con le fonti rinnovabili e anche viceversa. Per cui, chi oggi si oppone a questi impianti è perché evidentemente non percepisce il beneficio territoriale e soprattutto chi probabilmente immaginando di tutelare il paesaggio preferisce non far realizzare questi impianti. L'impatto paesaggistico di questi impianti è gestibile con una buona progettazione ma soprattutto è gestibile con un cambio del paradigma culturale, cioè i nostri territori devono essere immaginati con gli impianti che producono energia. Noi oggi siamo abituati a immaginare che l'energia ce l'abbiamo e non vediamo dove viene prodotta, perché viene prodotta da grandi centrali che sono nascoste ma che sono evidentemente molto impattanti. Invece il futuro è produrre energia con impianti che si vedono, quindi vedere impianti fotovoltaici, vedere impianti eolici per le future generazioni deve diventare la normalità, e quindi questo probabilmente è l'unico modo, insieme alla convenienza economica che un territorio deve avere quando ospita questi impianti, è la soluzione al futuro dell'accettabilità di questi impianti. E le volevamo chiedere cosa pensa della nuova realtà dell'agrivoltaico di cui recentemente si sta parlando molto. È importantissimo l'agrivoltaico perché gli impianti fotovoltaici al suolo ormai sono una realtà e sono una realtà soprattutto in grandi impianti fotovoltaici al suolo che si realizzano evidentemente in area agricola perché la normativa la consente e perché sono gli spazi disponibili maggiori. E evidentemente fare un impianto fotovoltaico al suolo in area agricola deve per forza di cose essere condiviso con il concetto di agricoltura, quindi implementare l'agricoltura e il fotovoltaico è davvero la svolta e a nostro avviso è un vantaggio assolutamente anche di convenienza economica, perché si restituisce un territorio la possibilità di coltivarlo, ma al contempo con un volano economico che è dato dall'impianto fotovoltaico stesso, quindi si ottiene le fonti rinnovabili e diciamo, ecosostenibilità anche agricola in un'unica attività.